Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con la mia serie dedicata alla classe migliore, cioè quali accessori andare a mettere sull'arma che andiamo a selezionare appunto nel video per dare il meglio appunto con quell'arma. Oggi andiamo a vedere l'Abra 3 Insanity, che abbiamo visto già per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ma l'abbiamo vista anche soprattutto in azione. L'Abra 3 Insanity sapete che porta soprattutto un danno, una cadenza maggiore rispetto all'Abra 3 normale, infatti la versione elite verrà fortissima. Io vi consiglio due versioni, o meglio due configurazioni da utilizzare con quest'arma: una con il calcio anteriore, il mirino laser e l'impugnatura fulminea, perché con calcio anteriore e mirino laser diventa ancora più precisa, diventa veramente precisissima, la precisione arriva addirittura a 14, quindi fidatevi che diventa qualche cosa di devastante soprattutto alla lunga distanza. E poi con l'impugnatura fulminea ci permette appunto di utilizzarla quasi se fosse una mitraglietta, perché già di per sé l'Abra 3 Insanity ha una cadenza molto più alta rispetto alla versione standard. Un'altra versione che vi consiglio è andare a togliere il mirino laser o eventualmente il calcio anteriore e andare ad installare il silenziatore, perché ho visto che quest'arma, come ad esempio il Bal 27 o Obsidian Steed, killano molto bene con il silenziatore, non si perde tanto danno, tanta portata, e quindi vanno molto bene, e quindi vi consiglio quest'altra classe con il silenziatore. Quindi una con calcio anteriore, mirino laser e impugnatura fulminea, oppure impugnatura fulminea, silenziatore, una scelta tra calcio anteriore e mirino laser. Se poi vedete che l'arma è troppo precisa, l'arma nel senso va bene pure senza il calcio o senza il mirino, potete andare a ristallare, perché la cosa brutta della Pratrizzani è che ha solamente 30 munizioni nel caricatore, quindi là potrete andare ad installare eventualmente o un doppio caricatore o i caricatori aumentati nel caso in cui poi vedete che vi servono tanti colpi per buttare giù il nemico. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.